Aiuto raga, sono diventato pelato, ma che cavolo mi è successo? Bella raga, io sono Bingo. E in questo video scopriremo se Alessandro dice le parolacce oppure no. Perché come avete visto dalla miniatura e dal titolo, il prank che voglio fare oggi è quello di fare finta di essere diventato pelato. Ora, quello che vi state chiedendo tutti e quello che mi sono chiesto anch'io prima è il seguente: ma come caspita farai a diventare pelato, Bingo? Solo per un prank ti vuoi fare pelato a tutti i capelli? No raga, no, calma, perché ci siamo attrezzati. 3, 2, 1, ta-da! Mamma mia, quanto sono brutto così, raga. Per chiunque volesse usare questo filtro, raga, il filtro si chiama pelato. E beh, come cavolo si doveva chiamare, se no? Va bene, ora torniamo alla normalità. Quindi il mio scherzo si divide in due parti, o meglio, due foto. La prima foto che gli manderò sarà quella col filtro che avete appena visto. Mentre l'altra foto, raga, è una foto che gli voglio mandare con in mano questi capelli qua, che sono naturalmente dei capelli finti, però una roba bellissima, raga, e che sono molto molto simili al colore dei miei capelli naturali. Che poi ho avuto una fortuna enorme a trovare questi capelli a casissimo, raga, perché tipo sono entrato in un negozio per comprare una roba e tipo sullo scaffale trovo sti capelli finti, faccio no vabbè, così lo scherzo verrà fighissimo, e li ho comprati. Ma tralasciando questa piccola chicca che vi ho appena raccontato, il vero scopo di questo video è: Alessandro dice le parolacce? Diciamo che con queste due foto, 1 e 2, lo scopriremo. Bene raga, ho appena mandato le foto ad Alessandro, non le ha ancora viste, ma aspettiamo per la reaction. Raga, è passato un po' di tempo ma mi ha risposto, guardate. Praticamente io gli scrivo: Ale, ho fatto una cavolata con queste faccine qua, e lui ovviamente mi risponde: che cosa hai fatto? Oddio! E gli dico: aspetta che ti mando la foto così che capisci meglio. Qua io raga gli mando la foto e sentite il suo audio. Ma che c***o ho fatto? Sei un c***o! Ha detto le parolacce! Non una, ma ne ha dette due! Poi io ho continuato scrivendogli: guarda che non è uno scherzo, ho fatto tutto da solo e mi piace questo taglio. E lui mi manda altri due audio non tanto gradevoli. Questo è il primo. Sei un c***o di un c***o di un c***o di massimo livello! Non devi far così! Perché ti sei tagliato a zero? E questo è il secondo. Ma fai schifo! Troppe parolacce! Da lì gli ho mandato anche la foto della parrucca. Questa qui, quella che avete visto prima. Mandandogli appunto questa foto qui. E lui mi risponde dicendomi: oddio, ma sei proprio un c***o! Sì raga, sono stato insultato da Alessandro di brutto. E io gli scrivo: ma vabbè, ma tanto ricresceranno. E questo mi risponde con: ma sei quanto ci vuole ricrescere tutti quei capelli che avevi? Vabbè, almeno qui non c'era nessuna parolaccia. Io gli scrivo: ormai quello che è fatto è fatto. E lui mi risponde con l'ultimo audio: ormai, ci pensavi prima, ci pensavi. Stupido. Raga, c'è cascato di brutto. Adesso vado subito a caricare il video su YouTube, così gli arriva la notifica e capisce che è stato trollato un'altra volta.